sono il pazzissimo. Sono il pazzissimo Lion, sclerato, gnam. Lo tolgo subito questo filtro perché lo voglio schifo. Buonasera, Black Sbebons. Come state? Che filtro pazzesco, avete visto? Ero bellissimo, lo so, lo ben so. Se non ci fai vedere la tua postazione, non l'ho mai fatto. Non ho mai fatto un video qua su questa postazione. Mi ricordate, l'ho mai fatto? Mi ricordo di averlo fatto, mi ricordo. No? Mai. Non lo so, davvero, non l'ho mai fatto. È che è un po' disordinato qui, lo sapete che io non sono il mastro dell'ordine. Cioè, io dico sempre che io nel mio disordine trovo tutte le cose, capito? Se poi uno mi mette in ordine la camera non trovo più niente. Penso che sia così anche per voi. Comunque, se non l'ho mai fatto, potrei farlo un giorno, se vi va, se vi fa piacere. Come sta Pinolo? Sta bene il mio serpente? Gli ho dato da mangiare da poco, adesso è freddo, quindi sta un po' più... Ma voi dovete... Un giorno ve lo faccio vedere. Ma voi vi ricordate com'era quando... Molti sicuramente neanche lo sanno. Ho fatto dei video io con lui, no? È un pitone palla. È un pitone palla. Che si chiama pitone reale. Ma è carino, è in gamba. Però quando l'avete visto voi che io facevo i video, che ormai è... 3-4 anni fa probabilmente, era piccolo, era, cioè anche adesso non è enorme, però è ingrassato. Cioè quando l'avete visto voi era grosso così, un po' dimensione, insomma, cetriolo piccolo, un piccolo cetriolo. Ma adesso è così, raga, ma è così, cioè tipo è il triplo, cioè astro ciccione. La lunghezza è uguale, non è che sia allungato, quella è la sua lunghezza, rimane così. Però è più grosso, serio. Prendilo, please. Ce l'ho ancora? Sì, ce l'ho. E allora, vi dico la verità, essendo diventato più grosso, mi fa un po'... Non senso, perché è liscio, è sottile, è simpatico. Però mi fa un po' paura per me, perché è grosso. Cioè, quando era sottile, diceva, vabbè... Però adesso è grosso, capito? Non lo so. Un giorno ve lo farò vedere, comunque, se vi fa piacere. Come sta il tuo cavallo? E il mio cavallo purtroppo non c'è più. Infatti su questa cosa sono molto triste perché non molto te... Era vecchio. Aveva 26 anni. Forse anche di più. E quindi purtroppo, lo so, infatti ci sono rimasto male. È stata una cosa un po' brutta, però... cosa vi devo dire? La vita funziona così, no? Quando muore un animale domestico, io il cavallo l'ho sempre tracciando tutti i giorni. Quindi, vabbè. Però, non pensiamoci troppo, non ci commuoviamo. Sad story, sì. Vabbè, ma quello è parte del patto, Quando tu prendi un animale, sai che comunque ti darà affetto, starà bene con te, ti farà star bene, però devi dare per scontato che... si spera muoia prima di te. Dico si spera perché sennò vuol dire che sei morto prima te, no? Però secondo me, io penso sempre che ne valga la pena di avere un animale, anche a prescindere da tutto questo, perché bisogna, ci insegnano gli animali, ci insegnano a contare il tempo presente e non a pensare al futuro, al passato, che noi umani troppo spesso stiamo a pensare che un giorno le cose potrebbero andare male, oppure che ieri qualcosa mi ha fatto arrabbiare e allora oggi sto male per ieri e per domani. Bisogna stare bene oggi per oggi, capito? E questo è l'importante. Oppure star bene oggi per domani. Se domani c'è una cosa che aspetti, allora oggi stai meglio magari, no? Però non bisogna rattristarsi per quello che potrebbe succedere o per quello che è già successo. Facile a dirsi, non è tanto facile a farsi, però insomma. Crush mi odia? No! Vuol dire che non è cosa. Vuol dire che devi trovare una nuova crush. O magari che devi essere talmente al bacio che la fai innamorare nonostante ciò. Che poi non è detto, magari fa finta di odiarti. Riporti Brawl Stars. Non lo so. Mi ricordo quando ci giocava. Era bello Brawl Stars. Voi ci giocate? Vi ho come sfondo del telefono. Che gentile, che onore, grazie.